luoghi, storia e memoria che raccontano di un passato caratterizzato da tradizioni agropastorali e da resti dell'epopea mineraria. Guspini sta là, ai confini con l'Oristanese, ai rilievi dell'Iglesiente. Oggi conta circa 12.000 abitanti ed è uno dei più importanti centri del Medio Campidano. Ma la sua vera essenza, la sua natura più intima, convive con le due anime, attività agricola e archeologia industriale. Tra le colline e i boschi del Monte Linas, la cittadina si estende lungo antichi percorsi dei minatori e dei loro villaggi, un tempo chiassosi e animati, ma oggi disabitati. Patrimonio da tempo dismesso che si ritrova nel complesso di Monte Vecchio, cuore dell'attività estrattiva del sud-ovest per un secolo e mezzo e oggi parte del parco geominerario della Sardegna. I sapori sono quelli dell'entroterra, vino, olio, grano. Guspini, con orgoglio nostalgico, ha contribuito largamente a far sì che la Sardegna fosse considerata il granaio di Roma, a testimonianza di un'abbondanza e di produzione di eccellenza tale da sfamare tutta Roma e buona parte della penisola. E non è un caso che questa tradizione faccia da filo conduttore alla manifestazione Pani Casu e Bino Arrasu, che il 14 e 15 dicembre scorsi ha animato la piazza 20 settembre, proprio davanti alla chiesa di San Nicolò, che allunga lo sguardo con placida attenzione al patrimonio culturale guspinese, custodito tra i vicoli più antichi della cittadina. Pani Casu e Bino Arrasu, uno degli appuntamenti clou del Natale a Guspini. Sì, è la seconda edizione. L'interesse di questi tre elementi, che sono per noi sardi a base dell'alimentazione quotidiana, hanno fatto nascere quest'idea e quindi abbiamo coinvolto le istituzioni, la Regione Sardegna, il Comune di Guspini, la Proloco e le aziende che fanno parte del Centro Commerciale Naturale di Guspini, Apice, che promuove esattamente le eccellenze del territorio, e l'artigianato, il commercio e tutto quello che gira intorno. La manifestazione è stata sostenuta dai produttori locali, che sono nello specifico il panificio La Spiga d'Oro, il caseificio L'Armentizia Moderna e poi abbiamo il progetto per il vino, abbiamo il progetto Achina Spinov di Sardegna Ricerca Agris, che già l'anno scorso ci hanno raccontato la partenza e quest'anno il progetto volge al termine con grande successo e interesse da parte dei produttori del vino. La manifestazione è ampia, sono due giorni di lavoro, oggi c'è appunto la gara gastronomica dedicata agli elementi che abbiamo detto prima, Pani Casu e Bino Arrasu, e l'incremento un prodotto nuovo che è la canapa, che fa parte delle specialità e le innovazioni della Sardegna. Abbiamo qui negli stand i produttori di canapa della Sardegna, gli chef che cucineranno con la canapa e quindi conosceremo anche questo prodotto diverso e innovativo, sul quale ci sono parecchie polemiche. L'ambiente si tutela e salvaguarda anche con le eccellenze, con le produzioni del territorio. Abbiamo un patrimonio ambientale e paesaggistico in Sardegna che ci consente di poter avere eccellenze anche nel campo dell'enogastronomia. Eventi come questo dimostrano che il detto a Natale mangia locale può essere veramente la sintesi per una ripresa produttiva di un settore importante della nostra terra. L'iniziativa, che ha coinvolto i produttori locali, rappresenta ogni anno un'opportunità per lo sviluppo del guspinese, un ulteriore strumento per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti locali, del territorio, dell'attività rurale e artigiana e di chi opera a salvaguardia dell'ambiente. Biodiversità di Sardegna, è difficile produrre prodotti buoni e con la coscienza a posto? No, diciamo che è una questione più che altro di culturale e di forma mentis probabilmente. Siamo stati negli ultimi decenni un po' inondati da delle idee forse sbagliate, da dei modelli sbagliati, anche in agricoltura come in tutti gli altri settori qua in Sardegna, ma non solo in Sardegna. Non è difficile, si tratta solo di dare uno sguardo al passato, aggiornare, modernizzare, attualizzare e riportare un po' quei saperi ai giorni nostri, chiaramente senza scadere nel folklore. Quanti prodotti si possono fare con la canapa? Tantissimi, dagli oli a prodotti alimentari. Noi coltiviamo canape e vendiamo le infiorescenze, tisane e produciamo oli estratti.
Quindi anche il pecorino si può innovare? Eh sì, come no? Noi siamo in continua innovazione, anche perché abbiamo anche delle nuove, dei nuovi formaggi tartufati, insomma, un po' tutte col vino, un po' tutte novità, diciamo. Per andare incontro ai palati di tutti. Anche quelli più raffinati, che poi riprendono anche quelli un pochino più semplici, diciamo, poi si sposano bene tutti e due. Forme tradizionali, sapori antichi, il grano è sempre il protagonista. Sì, certo, il grano è sempre il protagonista della nostra terra, ovviamente. Oltre al grano, alle materie prime, ci vuole anche tanta passione e sacrificio per poter ottenere un prodotto di prima qualità, diciamo. Bisogna sacrificarsi, mettere passione e ci ritroviamo poi tutti qua insieme. E poi tra i sapori del territorio non può mancare il torrone. Il torrone è un'antica tradizione che vanta 150 anni di storia e la famiglia Serpi Gentilla avevano i primi laboratori della lavorazione del torrone fatto a mano e noi lo rifaremo a mano per farlo assaggiare. Inserito tra le iniziative del Natale a Guspini in 2019, l'evento Pani Casu e Vino a Rasu ha animato la piazza con la gara culinaria degli studenti dell'Istituto Alberghiero Volta di Arbus e Guspini, un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto i giovani cuochi in erba cimentarsi con la preparazione di piatti della tradizione gastronomica sarda, rivisitati con fantasia e creatività. Piatti, naturalmente, a base di pane casu e vini abbinati, il tutto rigorosamente a chilometro zero. Allora ragazzi, siamo pronti? Allora, guanti, sistemiamoci bene la divisa, torcione e possiamo iniziare, ok? Avete, credo, 2 ore di tempo, giusto? Questo piccolo concorso, utilizzando quindi 4 squadre formate da 2 alunni, ripeto a squadra, prepareranno dei piatti col tema chiaramente del pane e formaggio, utilizzando anche farine come integrali, farina di canapa, e appunto andranno a realizzare piatti con tema pane, formaggio e vino. I ragazzi sono tutti del territorio? I ragazzi sono del territorio, quindi Arbus, San Gavino, Gono Sfanadiga e Guspini. Una curiosità, professore, ma queste ricette che oggi insomma assaggeremo, loro le hanno provate durante questi mesi di lezione? Sì, provate, riprovate, quindi sbagliando si impara, fotografati anche i piatti al termine. Sono ragazzi d'altronde di 15-16 anni, molto, molto alle prime armi, diciamo, e quindi si sentono loro oggi, per loro oggi è una giornata importante perché c'è la competizione tra di loro. Giovanissimi chef, qual è l'ingrediente per la ricetta del loro futuro? Sicuramente tanta passione, determinazione e studio, perché senza studio non si va da nessuna parte. Creatività, fantasia, oggi doseranno anche questi ingredienti? Adesso vedremo cosa ci prepareranno e poi vediamo un po'. Avete avuto modo già di vedere le ricette che prepareranno i ragazzi? Sì, abbiamo visto, bravissimi tutti quanti, sono 3 squadre, fanno con dei piatti freddi e dei piatti caldi in questa bellissima piazza a Guspini. Niente, adesso vogliamo vedere cosa faranno, cosa combineranno questi giovani cuochi. Sono ricette originali della Sardegna con qualche particolarità, tipo la farina di canapa e tutti questi ingredienti nuovi che ci sono nel territorio. Ed è molto interessante, diciamo, come gara. Anche voi avete sviluppato questa creatività così quando eravate così giovani? Io ho iniziato da piccolo lo stesso, da non molto piccolo, comunque dai 18 anni in su, adesso ne ho 34, quindi sono già un po' grandicello. Però sì, con le tradizioni di nonna, come mi sembra che i ragazzi stiano facendo, e comunque con tutti i prodotti della nostra terra che sono veramente molto importanti. E poi c'è un ingrediente in più che è la passione. Sì, quello sicuramente, che se non la metti in cucina è comunque un mestiere difficile da portare avanti. Se non metti la passione non credo che si può andare avanti. Infatti noi già da ragazzini, mio fratello che abbiamo fatto l'alberghiero, che mia mamma ci ha puntato in questo settore, ci ha fatto scoprire un nuovo mondo che come quando lo prendi da ragazzino lo prendi come passione, un gioco, ed è bellissimo. Infatti quando andò avanti speriamo che anche loro porteranno avanti questa passione.
Oltre alla gara di cucina creativa vinta dai giovanissimi Enrico Magnano e Luca Cameron, che hanno rielaborato le casadinas preparando uno squisito impasto con farina di canapa, spazio anche alle bollicine in abito di Sardegna per brindare al progetto Akinas, messo su dall'Agenzia Regionale Agris per valorizzare ed esaltare le caratteristiche delle varietà autoctone dei vitigni. La Sardegna infatti presenta una notevole biodiversità che costituisce un importante potenziale per la produzione di vini spumanti. La forza del progetto Akinas è quella di andare a ricercare, anche da un punto di vista naturalmente scientifico, l'unicità di vitigni della Sardegna. Sicuramente, infatti i nostri progetti Akinas prima e Akinas Pinov adesso hanno l'obiettivo, di oltre che di conoscerli in modo approfondito, anche di valorizzarli. E questo il progetto infatti della spumantizzazione ha voluto proprio, partendo dai mosti, capire, quindi dalle basi, capire se avevano i requisiti per ottenere degli spumanti.